Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di The Frata Game. Eccoci tornati con un nuovo episodio di Assassin's Creed Odyssey. Dunque, allora, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati la volta scorsa. Non mi ricordo quale missione c'era vicino. Vabbè, vediamo un po'. Dato che è tutto nuovo, missione Odissea di livello 3. Noi siamo di livello 2, ma si può ben fare, penso. Allora, pagare, Marco è organizzato. Va bene, va bene. Vediamo un po' che c'è da fare. Allora, parla con Marco. Occhio per occhio. E Marco dove starà? Lassù. Ok, andiamo subito. Vediamo se lo troviamo. E qua, eccolo qua. Dai, permesso, vasi. Allora. No, non è lui questo. Chi è questo, già? Potente Cefalo, ti supplico, mandaci un campione, un guerriero degno della tua grande lancia. Aiuta la tua sacerdotessa nel momento del bisogno. Dopo che sei stato visitato, posso aiutarti? Sì, Qui ci facciamo sono i solo sobri. io, ma forse posso aiutarti. Oh, Alexios, mi hai spaventata. Perché stai cercando un campione? Cerco qualcuno degno di vincere la lancia di Cefalo. Ho decifrato alcune delle iscrizioni del santuario. Dicono che la lancia è stata nascosta nelle grotte sotto Cefalonia quando il tempio è stato costruito. Puoi recuperarla per me, vero? Ti ricompenserò. Se la Va bene. lancia è nelle grotte, io la troverò. Beh, forse è stato proprio Cefalo a mandarti. Ok, vediamo un Cefalo po' di aveva una farle un po' di lancia. domande. Alexios, di certo avrai sentito questa storia da piccolo. Non avevo molto tempo per le storie. In effetti forse non è così. Ma sai che Cefalo ha fondato Cefalonia e ha dato vita alla stirpe di Ulisse. La sua lancia era un dono degli dèi. Si diceva che non mancasse mai il bersaglio. L'avrà nascosta nelle grotte dopo averla usata per uccidere sua moglie. Ha tirato una lancia infallibile verso sua moglie. Era a caccia e ha sentito un rumore tra i cespugli. Pensava fosse un cervo. Che storia triste. Sembra pericolosa. Beh, solo se la lanci contro qualcuno. A cosa ti serve una lancia? Non vuoi darti alla vita militare, vero? Certo che no, ma pensa a quante persone verrebbero al santuario se avessimo la lancia di Cefalo. Con le loro donazioni potrei fare un sacco di cose: riparare il santuario, sfamare i bisognosi di sani. Allora, dov'è la lancia? A quanto pare è nascosta nelle grotte sotto Cefalonia. C'è un ingresso a nord di qui. Forse puoi cominciare a cercare da lì? Dovrei sapere di più. Hai poca fede negli dèi. Se Cefalo vuole che la sua lancia sia rinvenuta, la troverai. Va bene. Vedrò cosa posso fare. Oh, Questa grazie. penso sia una missione Preparerò un posto secondaria. al santuario. Allora, Ambrose, non siete vicino. Premi per chiamare Icaro. Chi è? Ok, tutto qua. Perché mi ha indicato lì che cos'è che c'è lì? Wow. Devo provare ancora un po' di tasti, prendere un po' confidenza con tutto. Quel che è giusto. Ora andrai a prendere il mio legname? Quei bastardi meritano una lezione. Quel che è giusto, avrai il tuo legname. Ah, finalmente. Marco è fortunato che ci sia tu a salvarlo. Qualche idea su dove siano i banditi? Io fabbrico archi, non sono certo un segugio. So solo che sono sulle montagne. Darei un'occhiata ai campi di legname. È pieno di alberi. Perché ti serve proprio questo tipo di legname? Sto lavorando a un nuovo tipo di arco. Più flessibile, più resistente e dalla gittata più lunga. Ma mi serve un tipo di legno particolare che cresce sulle montagne. Mi Va occuperò dei bene. banditi. Vedi di Adesso attiviamo un farlo po' tutto e così in vediamo come fretta. gestirla. Smetti di lamentarti, porta pazienza, Mi rompi i occuperò dei coglioni, dai. banditi e ti porterò il legname che ti serve il prima possibile. Abbi pazienza, non ci vorrà molto.
No, ti farò aspettare solo un sapessi pochino. quante scuse mi ha propinato Marco, di certo non diresti così. Ho fatto qualcosa per te, ora tu fai qualcosa per Ok. me. Sì, Recupera il mio stai legname. calma, rompere i coglioni. Dunque, lì non so che cosa ci sia, però vabbè, non fa niente. Vediamo un po' se Marco è lì, dato che è la cosa principale per il momento da fare. Buono così. Corri, corri. Su di qua? No, perché se è troppo lontano prendo il cavallo, eh. Si può arrampicare su di qua, sì, grande. Isole di Cefalonia, va bene. Ah, c'è anche la capriola, che figata. Ottimo. Buono così, dai, siamo arrivati. Legno di olive. Di olivo. Prova l'enigma. Vabbè, poi lo trovo. Com'è andata con Marco? Come sempre. Non ho avuto il mio denaro e sto svolgendo un'altra faccenda per lui. Ma per quale motivo ti fai trattare così? Sono in debito con lui da molto tempo. Ah, ti ha prestato delle dracme? Non quel genere di debito. Poche persone adotterebbero un ladruncolo che hanno sorpreso a rubare. Ero solo un bambino. Ah, anch'io sono una bambina e me la so cavare da sola. Cosa vuoi, Febe? Conosci Kausos? La città dall'altra parte dell'isola. Perché? Gli abitanti si stanno ammalando. Anche la mia amica Kin. È un'epidemia. Dicono che sia una maledizione e che solo gli dèi possano aiutarli. Te l'ho detto, non sono un dio. Ma Icaro, È un'aquila. Ho ma puoi comunque aiutare? d'accordo. Vedo cosa posso fare. Bene così. Mostro obiettivi del luogo. Vabbè, c'è solo l'enigma ostraca. Ostraca. Dunque, Marco si trova lì. Andiamo. Vediamo se non c'è qualcun altro che incontriamo, ma non penso. Ottimo. Eccoti, proprio al momento giusto. Il ciclope è più importante di un'artigiana. Dobbiamo parlare. Proprio quello che stavo pensando. Speriamo che Drusilla abbia il senso dell'umorismo. Beh, il tuo piano? Allora, io e il ciclope abbiamo un problema di dracme da risolvere. Lo stesso problema che hai tu, mio rude amico. Non avrei alcun problema se non fosse per te, amico mio. Già. Ma giuro che metteremo fine a questa faccenda. Se insiste a mandarci i suoi sgherri, faremo in modo che se ne penta amaramente. Ok. Sentiamo, cosa dovrei fare? Cosa dovremmo fare, vuoi dire? Tu sei il braccio e io la mente. È un lavoro di squadra. Sì, certo. Pensa, a cosa tiene di più il ciclope? Ai suoi uomini? Alla sua terra? Alle sue navi? No, al suo occhio di ossidiana! Vieni al punto, Marco. E va bene. Glielo rubiamo. Sei impazzito. Prima gli chiedi un prestito e poi gli rubi l'occhio. Averlo significa vincere. E poi lo rivendiamo. Prenderemo due piccioni con un occhio di ossidiana. Farà meglio stare tranquillo o perderà entrambi gli occhi. No, no! Non deve accorgersi di nulla! Non devi farti scoprire! Allora il nuovo arco mi tornerà utile. Il ciclope tiene l'occhio in casa sua. È troppo prezioso da portare in giro. Una scelta saggia finché non entrerai in gioco tu. Aspetta il calar del sole, infiltrati e rubaglielo. Allora, quanto vale Spero che ne valga l'occhio? la pena. Tu sai qual è il valore dell'ossidiana a Cefalonia? Io non l'ho mai vista. Appunto! E non è solo d'ossidiana, è venato d'oro! D'oro! Non c'è da stupirsi se lo indossa solo in rare occasioni. Quindi salderemo il debito col guadagno. Ripagheremo il grosso del debito. Un vigneto costa caro, sai? Io non so dove trovare il ciclope. Sul lato occidentale dell'isola. Lì troverai il suo covo.
Ok. Bene. Ma non te la caverai a buon mercato. Mi ferisci, Alexios, a buon mercato. È quello che fai sempre. Portami l'occhio e ti mostrerò che ti sbagli. Ricorda, non farti scoprire. Capito. Compi la missione e il ciclope non avrà le nostre teste al suo ritorno. Molto bene, allora, apri la mappa per localizzare l'obiettivo. Dunque, come si fa già a zoomare così? Quindi è qua che dobbiamo andare. Scuola vagabondo, isole di Cefano, livello richiesto 3. Qua c'è anche quel fottuto maledetto. Qua cos'è? Un legnoso problema, livello richiesto 2. Marco aveva promesso... Ok, quindi qua c'è il gran parte delle missioni. Ma la malattia... va bene, ci sta. Quindi penso che prima cosa facciamoci questa, che è meglio. Ok ragazzi, mi trasferisco là e ci rivedremo appena arrivo, comunque sono nei dintorni. Ok ragazzi, siamo arrivati qua. Vediamo un po' chi è questo. Mistios, verdura fresca per i tuoi viaggi. La più buona di Cefalonia. No, grazie. Non mi interessa molto la verdura. Non interessa a nessuno. È qui a marcire. Vogliamo fare abbastanza dracme per andarcene da Cefalonia. È ora di cambiare aria. So che intendi. Aspetta. Creusa, credi che possa aiutarci? Forse sì. Prima ditemi di che si tratta. Hai paura degli squali, Mistios? Non ho paura, di niente, bello. Non posso dire la stessa cosa. Ce n'è uno molto affamato che ci impedisce di lasciare Cefalonia. Uno squalo? Sorveglia una collana preziosa. Vorremmo prenderla, venderla e andarcene. Il vecchio bandito che l'ha trovata per primo l'ha seppellita vicino a un tempio lungo la costa. Ma l'idiota non ha usato la testa. Il livello dell'acqua si è alzato e ora la collana appartiene allo squalo. La verdura ci frutta qualche dracma, ma quella collana sarebbe meglio. Ok, potrei tenere la collana. Vabbè. So che vuol dire voler lasciare Cefalonia. Chi non vorrebbe farlo? Qui non abbiamo niente. Tutta la verdura che vogliamo, ma nessuna speranza. È in uno scrigno. Se ce lo porterai, prenderemo quello che ci serve per andarcene e potrai tenere il resto. Ok. Bene, ucciderò il vostro squalo. Tutto fa esperienza. Lo troverai a sud, tra le rovine di Crani. Allora, che appartiene alla collana? Di solito c'è una storia dietro un tesoro. Dicono che la collana appartenesse a Procri. Sai, la moglie di Cefalo. Alla vigilia delle loro nozze, lui gliela donò come promessa di fedeltà. Beh, sappiamo com'è andata a finire. Tipico. Almeno è tornato da Procri in tempo per la sua morte. In che punto dell'isola sono le rovine? Conosci l'isolotto sommerso di Zeus? Trovalo e avrai trovato le rovine. Va bene. Ora al Tempio dello Squalo. Quando sarà tutto finito non vorrò più vedere verdura. Molto bene, molto bene. Allora, il ciclope, noi dobbiamo concentrarci sull'occhio. La sua casa si trova nelle parti ad ovest della villa maledetta di Palichi. Allora, vediamo dove si trova sto Palichi. Qua. A nord, immagino sia qua. Ah no, ovest. Quindi potrebbe essere anche qua. Però presumo più che sia qua. Allora, andiamo a vedere cosa c'è qua. Dunque ragazzi, mi sono spostato un po' più in là di dove dovevamo andare, perché là c'era il tipo che ci sta dando la caccia, che è di livello 5, direi che è un po' troppo improponibile per il momento. Però sono passato qui, vediamo se riusciamo a seccarli questi. Porca puttana, lì ce n'è uno, ci vede. Vediamo se riusciamo ad aggirarlo senza farci vedere, fare qualcosa in stealth, ma sarà difficile. Quello dove sta andando? Di là, ok. Vediamo se possiamo assassinarlo. Vai così. Questo si può ammazzare? Vai così, grande. Buono. Là c'è l'altro.
Merda. Ma vaffanculo. Bello. Ancora non hai capito con chi hai che fare. Grandissimo. Ciaone. Qualcun altro che vuole dare... darmi dei problemi? Io rubo qua. Può rubare. Ottimo. Questa. Grande. Oh, cintura del cacciatore. Livello 4 però. Ce ne sono altri? Quella parte di là c'è il tesoro. Andiamo, andiamo. Ok, scippa. Buono. Cazzo. Ah, ci sono anche le donne. Questa no. Olè. Siete delle seghe per il momento. Sono troppo forte. Vieni, vieni. Merda. Ah, non ce l'ho ancora la ruota, è per quello che facevo. Merda, fatica. Grande così. Ciaone. Ottimo. A posto. No? Qua ho fatto tutto? Andiamo un po' con Icaro. Ah no, ho sbagliato. 2 di 2, dovrei aver fatto tutto. Poi, che zona è che dobbiamo controllare noi? Di qua, mi sa, perché è l'unica che... Vabbè, mi trasferisco qua, vediamo un po' che cosa c'è, se è qua il posto di, del ciclope. Ok, ragazzi, l'abbiamo trovato. E ora vediamo di pattugliare un po' tutto, cercare di... trovare più nemici possibili. E bon, vediamo se riusciamo a fare qualcosa di meno aggressivo, un po' più stealth. Puttana troia. Quanti cazzo ce n'è? Però io li vorrei far fuori tutti comunque. Sempre esperienza. Lì c'è anche un altro luogo non scoperto. Con tanti tanti soldati. Ok, iniziamo a cercare un buon posto. Intanto scendiamo da qua e andiamo a piedi. Che facciamo prima? Cioè, siamo un po' meno visibili. Meno cacciaroni. Più che altro cercare di capire una buona zona dove entrare. Non tanto il... qua, questo mi sa che ci vede, quindi scendiamo già giù di qua. Mi serve copertura. Se faccio piano posso nascondermi tra i cespugli. Malaka! Deve essere prezioso per essere così protetto. Non devo farmi scoprire. Ma ce n'è uno, lì c'è il cagnolozzo. Quello sta andando di là. Quello sta venendo di qua. Merda. Che pareva. E magari lo segue pure il cagnolone. No, ce ne sono due che vengono di qua. Va bene, aspettiamo un attimino. Cerchiamo di far calmare le acque e poi attacchiamo subito. Vai così. Grande. Ole. Era una donna, crepa. Cosa c'era qua? Ah no, trasporto. Ah. Ah no, si muove e basta. Vai così. Grande. Buono. Ho tutto cane, mi sente se faccio così. Ottimo. Ma il cane si potrà assassinare? Dubito, eh. A parte che l'occhio è qua vicino. Penso. Vediamo se possiamo attaccarlo. Grande. Mi dispiace cagnolone, ma non ho avuto scelta. Qua l'occhio, qua dentro. Merda. Ah beh, se vengono tutti qua ci fanno solo un favore. Ok,
Ha visto qualcosa. Al tempo che passerai te qua. Buonanotte. Faccio qualcosa a scippare. Raccogli. Ah, buono. Spada del bandito. Ottimo. Cosa qua da scippare? Un momento. Perfetto. Ora qua. Beh, a parte che qua dentro si può entrare. Senza farci sgamare troppo. Raccogli. Buono. Iniziamo a trovare un po' di cose interessanti. Perfetto. Cos'è? Ah, ok. Occhio dove cazzo sta, scusate. Merda. Dobbiamo subito ammazzarlo questo. Vai. Ah, ma questo non lo posso ammazzare, merda. Crepa e in silenzio anche. Grandissimo. Trasporta. Buttalo qua. Come si fa a lasciare sto piccio? Ok, facciamo prima far così. Buono. Torniamo dove eravamo prima. Qua mi vedono. Mi travedono, non mi vedono. So che non si possa andare. No, qua è la direzione proprio sbagliata. Qua c'è da raccogliere qua. Good. Andiamo, andiamo, via, 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 via. Sono allarmati, no? Ok. Sì, sto cazzo. Qui sta passando il boss. Momento. Cazzo, non lo secchiamo neanche questo. Peccato. Se facciamo così a questo e sbocca in pace. Uno così. Questo è qua. Possiamo magari, anche se non lo ammazziamo, però qua non ci dovrebbe sentire nessuno. Vai, 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 pista, pista, pista. Ora una donna. Puttana troia, la resistenza. Vai così. Dai, 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 che non ti sente nessuno. Crepa. Stronza. Grande. Buono. Wow, luogo completato. Covo del ciclope. Ah, sì? Vabbè, perché abbiamo ammazzato il cappetto, via. Cazzo. Quindi mi sa che vede il corpo. Che figata, a me fare queste cose mi piace troppo. Eh sì. Merda. Ma son cazzi. Vabbè, tanto dovete cercarli, no? Cerca, cerca. Bravi, andate. Merda. Vabbè. Ci sta. Non vedo un cazzo. Vai così. Ottimo. Non ti do respiro, mi dispiace, sennò tu chiami gli altri. Grandissimo, così. È una bestia, Alexios. Vai giù nelle fiandre. Buono così, buono così. Ora bisognerà fare attenzione, perché a parte che si può entrare qua dentro senza farci sgamare. Che altro? No. Dobbiamo sbloccare assolutamente l'occhio. E piano, cazzo. C'è
c'è il tipo. Bisogna fare attenzione. Buono. Perfetto. Adesso dobbiamo tornare da Marco. Buono così, buono così. Raccogliamo un po' tutto. Ah, mi dice cosa c'è. Ah no, questa è la modalità foto. Che cazzo fa? Agnolozzo non mi vede in teoria, eh. Ma questo... Perché me lo indica come nemico? Cioè, nel senso col livello. E poi non lo è. Raccogli tutto. Allora, raccogliere è ben importante. Io sto cane non capisco se è di qua o di là. Ah no, è in gabbia, meno male. Stai lì, stai lì. Per carità. Ma c'è qualcosa? Sì, ce n'è. Buono. Cazzo, arriva il tipo. Interessante, c'è qualcuno? Ma in teoria non mi dovrebbe vedere. In teoria. Vai così, merda. Quello che cazzo fa, scusa? Vado ad avvisare il bastardo. Ottimo. Zitto. Cazzo del cane. Buono così. Io non mi arrendo. Ma mi ha visto? No. Ah, sì che mi ha visto, bastardo. Porca puttana. Merda. Via, 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 ciaone. Leviamo le tende. No, no, torno quando sono un po' più forte, ciao. Torniamo da Marco, va, che è meglio. Vai così, via. Prima che arriva ancora l'altro. Sì, sì, ciao, ciao. Bene, ragazzi, torniamo da Marco, va. Ok, ragazzi, siamo arrivati, ma qua stanno combattendo. Si può... Ah, porca puttana. Devo fare qualcosa. Puttana troia. Oh, 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 oh. Come cazzo lo batto questo bastardo io? Vai, vai così, vai così. Crepa, crepa. Merda. No, se ci mettete pure voi non va bene. Vai così, grande. Ehi, calmati. Ok, il più grosso è andato, ora tocca a te. Non vale. Non vedo l'ora di avere una lancia perché... Bastardo, cosa ha fatto? Mi ha avvelenato. Merda. Grande. Vai così. Olè. Puttana troia. Sono morto. Cazzo faccio. Grande. Buono così. Ottimo. Sono morto però. Ah no, posto. Fammi raccogliere due cose. E voilà. Oh, ci sono io qua, Marco. Ehi, fa attenzione! Sai quante guardie lo proteggevano? Considerando quante ne sono venute qui, sì. Cosa avevano detto riguardo al non farsi scoprire? Beh, almeno gli hai dato una lezione. Tutto per uno stupido sasso. Con questo sasso potremmo comprare una casa. E tuttavia non basta per ripagare il ciclope. Non vedere tutto così nero. Ci siamo divertiti un sacco. Questo lo chiami divertimento? No. Certo, tu ti diverti, io mi gioco la pelle. Non puoi coinvolgermi sempre in queste faccende, Marco. Funzionerà, te lo prometto. Ti ho mai mentito? Non ti rispondo neanche.
Prendi l'occhio, ma aspetta a venderlo. Nessun mercante penserà che sia legale. Tutti sanno a chi appartiene. Bene. Non perderlo. Occhio! Per oggi ne ho abbastanza. Caire, Marco. Aspetta! Una barca! Non l'ho mai vista prima. E? È troppo bella per questo posto sperduto. Deve essere il Ciclope e ha portato degli amici. È tornato. Non riuscirò mai a riposarmi, vero? Eliminali e avremo una preoccupazione in meno. E poi questi stranieri sembrano ricchi come Creso. Il Ciclope li paga bene. Ci guadagneremo tutti. Ma sì. Alla fine che cosa ho da perdere? Tu? Niente, solo la pelle. Non ti ho mai visto perdere. Allora dove sono? Ecco. In una casa abbandonata sulla costa orientale. Chissà che tesori nascondono lì dentro. Spediscili nell'Ade e ruba tutto quello che hanno. Diventeremo ricchi. Allora, in che punto della costa orientale? La costa orientale. Puoi essere più specifico? Credo che si siano stabiliti in una casa abbandonata vicino a un boschetto a sud di Sami. Quindi, se quegli uomini non sono di Cefalonia, da dove arrivano? Tutto ciò che so è che Cefalonia sarà l'ultimo posto che vedranno. Va bene. Ho intenzione. Quindi questa di è un'altra missione principale, buono. Non si discute. E nemmeno una dracma per il tuo mandante? Il resto servirà a saldare il debito. Sono le mie condizioni. Va bene. Ora mostra a quegli stranieri come si combatte a Cefalonia. Fai scorrere il sangue o sarà il tuo a scorrere. Ma vaffanculo, Marco. Bene così, bene così. Punto abilità, va bene. Vabbè, ci sta. Ne ho due, adesso vedremo un po' poi come fare nel prossimo episodio, perché adesso direi di finirla qua anche perché è durato abbastanza. Quindi ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate di questo Assassin's Creed e se ce l'avete, se l'avete giocato, se lo volevate, eccetera eccetera. Mi farebbe piacere avere un feedback col mio pubblico e restate aggiornati ragazzi, perché mi stanno arrivando un po' di pacchi come potete vedere su Instagram, e preparerò una nuova serie di unboxing e recensioni da portare sul canale. Quindi ragazzi, state aggiornati, quindi seguitemi su tutti i link che trovate nella descrizione, compreso Twitch ragazzi, perché probabilmente faremo delle live serali con Assassin's Creed in modo da fare alcune missioni secondarie quando ne avremo accumulate un bel po'. Detto questo, grazie ancora una volta, al prossimo episodio di Assassin's Creed Odyssey, un bacione e un abbraccio da The Frata Game. Ciao ragazzi!